Il più grande merito è stato quello di ribaltare una situazione iniziale negativa. Eravamo partiti male, molli, soprattutto in difesa, concedendo non mi ricordo quanti punti nel primo tempo, ma troppi. E invece abbiamo avuto il carattere di reagire, e questo è già la seconda volta che succede. Direi che è un segnale molto positivo, perché è sintomo di voglia di non mollare anche nei momenti più difficili, cosa che prima non riuscivamo a fare, adesso invece la facciamo molto bene, e questo è un buonissimo punto di partenza. Sicuramente, beh, io credo che oltre alla bravura nostra delle vittorie in casa, molto si debba anche al pubblico, perché comunque il fattore campo è innegabile, qua la gente si fa sentire e quindi ci dà una grandissima mano, quindi bellissima cornice di pubblico, e speriamo di dare possibilità alla gente di venire sempre più numerose e cercare di riempirlo il più possibile. La Latina vince ad Agrigento, erano diciamo molto prossima la vittoria, a pochi secondi alla fine era già un congruo gruzzolo di punti di vantaggio. Questo campionato sempre più pazzo, sempre più equilibrato, e laddove c'è l'equilibrio probabilmente anche la Viola è quella che adesso ha una marcia in più, mettendo da parte qualche infortunio di troppo che forse aveva un po' penalizzato. Sì, sicuramente, però come hai detto te, il campionato è pazzo, perché comunque basta vincere o perdere una partita di troppo che ti ritrovi o nella parte alta o nella parte bassa della classifica, quindi questo è uno stimolo in più a rimanere concentrati e a pensare partita dopo partita come stiamo facendo, e continuare su questa strada. Ci sta prendendo gusto. Sì, ma il tiro ce l'ho sempre avuto, solo che no, vabbè, a parte quello, sì, no, sono contento, dai, almeno era anche abbastanza importante, ho dato una mano alla squadra in un momento decisivo, quindi bene così, dai. La partita molto molto difficile contro una delle prime della classe. Sicuramente, beh, però come ha detto il coach in spogliatoio, non abbiamo niente da perdere. Noi andiamo lì giocando al massimo, come sempre, e con la consapevolezza di poter fare bene, e se riusciamo a tenere lo stesso livello di concentrazione che abbiamo avuto nel secondo tempo, possiamo levarci delle belle soddisfazioni. Bravi tutti, ma quanto è grande il cuore di Capitan Caprari? Ma quello è indiscutibile, quello non è una novità. Boom Boom ha vinto un sacco di campionati, non solo grazie al suo talento e alla sua bravura, ma soprattutto al suo carattere, quindi non dici niente di nuovo. Tanti rimbalzi concessi nei primi due quarti, specialmente in attacco. Che era successo? Un blackout? Sì, abbiamo sbagliato un po', abbiamo concesso troppi rimbalzi in attacco perché non abbiamo lavorato bene sul tagliafuori, tutti e cinque, sia i lunghi che i piccoli, e questo ci ha penalizzato molto nel primo tempo, permettendo parecchi secondi possessi a loro. Però siamo stati bravi ad aggiustare il tiro nel secondo tempo, abbiamo lavorato meglio sotto le plance tutti e cinque, e i risultati si sono visti.